canale di Lord Seamus. Io sono sempre Lord Matthew. Bene, oggi andiamo avanti con i comandi principali di MATLAB. Direi che iniziano a essere gli ultimi comandi principali di MATLAB, dopodiché inizieremo a passare alle cose un po' più sofisticate. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati qua con l'arresto forzato, ma oggi vi voglio far vedere un'altra cosa. L'utilizzo importantissimo dei due punti, che vi avevo detto che era il carattere jolly di MATLAB. Cosa significa che è il carattere jolly di MATLAB? Che questo può essere utilizzato in tanti modi. Infatti adesso vi faccio vedere i due punti, come possono essere anche utilizzati. Se io scrivessi x uguale 1, 2 punti, 15, che cosa stamperebbe a video? Stamperebbe un vettore x che contiene gli elementi dall'1 al 15, quindi io non è che mi devo stare a scrivere ogni volta che devo crearmi un vettore di 15 elementi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma i due punti di MATLAB lo fanno in automatico. Adesso vi faccio vedere. Sì, disp x, ragazzi. Ecco qua. Come vedete ha stampato dal primo al quindicesimo numero, distanziati di 1. Dopo adesso infatti vi faccio vedere se, perché voi vi starete chiedendo, se io volessi distanziarlo di 2, ad esempio, se io volessi andare dal numero 1 al numero 30, però voglio che mi stampi solo i numeri dispari, allora dovete fare così: 1, 2 punti, 2, 2 punti, 30. Che cosa vi fa questa cosa? Vi fa un vettore sempre x dall'elemento 1 all'elemento 30, distanziato di 2, quindi il nostro vettore andrà a contenere 1, 3, 5, 7 fino a 30. Ed ecco qua, naturalmente fino a 29, perché 29 più 2 è maggiore di 30. Se io avessi scritto 31, ecco che apparirebbe anche 31. Ecco perché i due punti sono chiamati carattere jolly di MATLAB. Bene, vi faccio vedere un'altra cosa, una funzione molto importante, che si chiama linspace. Cosa fa la funzione linspace? Se io ad esempio scrivessi a uguale linspace 0, 5, scusate, ho dimenticato la virgola, e stampassi a, lui cosa farebbe? Mi creerebbe un vettore di numeri equidistanziati all'interno dell'intervallo che io gli ho detto. Andiamo a vedere l'output. Come vedete sono tantissimi i numeri equidistanziati, perché lui equidistanzia 0, 0.05, poi vedete che è equidistanziato, quindi 0.10, poi 0.15, e arriva fino all'ultimo numero che io gli ho detto, 5. In più, se voi volete anche dirgli che volete 10 numeri equidistanziati all'interno dell'intervallo 0,5, dovete scrivere 0,5, 10, e lui vi stamperà 10 elementi. Vi faccio vedere format short, magari, che si fa molto meglio. Ecco qua, così è molto più chiaro. 0, 0.55, vedete, ve li equidistanzia in base, se non gli dite niente, ve lo fa in automatico. Se invece gli dite che lo volete un array di 10 elementi, lui ve li equidistanzia all'interno di questi 10 elementi, tra lo 0 e il 5. Benissimo. Se io adesso invece volessi crearmi una matrice random di n elementi, allora io farei a uguale rand 5. Cosa vuol dire? Che mi crea una matrice 5x5 di elementi random.
naturalmente magari la stampiamo perché altrimenti non ci salta fuori a video. Eccola qua, questa è una matrice random, una 5x5 con elementi presenti tra lo 0 e l'1. Se io volessi farlo ad esempio tra lo 0 e il 10, avrei dovuto mettere 10 per rand di 5. Ed ecco che vedete, arrivano dei numeri altissimi fino a 9,59, mi sembra di vedere l'elemento massimo, che è uno di questi, insomma, questo. Insomma, compresi tra 10. Gli dite voi tra cosa lo volete, potete fare anche meno 10 per rand di 5. Ecco, i numeri negativi, vale anche per i numeri negativi. Benissimo, se io facessi una cosa di questo tipo, adesso, e scrivessi B uguale size A, e stampassi B, che cosa conterrebbe la variabile B? Size è una funzione messa a disposizione da MATLAB che ti dice da quante righe e da quante colonne è formata la nostra matrice A. Nel nostro caso è una 5x5, quindi darà 5 e 5. Ma se io avessi scritto questa cosa, A uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, l'output sarebbe stato due righe, tre colonne. Quindi la funzione size è molto importante, tenetela bene a mente. Ok, l'ultimo costrutto che era un po' più quello complesso che mi sono tenuto per ultimo è lo switch. Lo switch funziona in questa maniera. Allora, se voi prendete un numero A uguale a 2, ad esempio, e fate lo switch, vedete come vi illumina anche le parole chiave MATLAB, switch di A, e gli dite case 2, facciamo prendere alla variabile x uguale 0, qua gli facciamo prendere x uguale a 2, poi gli diciamo che case 5, nel caso sia 4, gli facciamo prendere x uguale a 4, e otherwise, ecco un'altra importantissima parola che significa altri casi, x uguale meno 5, anzi meno 1, diciamo, and, ricordatevi di chiudere anche lo switch, e stampassimo disp x. Allora, in questo caso, siccome A vale 2, entrerà lo switch nel caso 2, quindi x andrà a valere 2. Eccolo qua. Se io gli mettessi x uguale 8, entrerebbe dentro, andrebbe a vedere caso 2 no, caso 4 no, va negli altri casi, otherwise, x uguale a meno 1, quindi l'output sarà meno 1. Eccolo qua. Infine, si può fare anche in questo modo. Se io volessi raggruppare più casi, basterebbe che io mettessi una parentesi graffa con all'interno i casi, ed ecco che lui mi entra nuovamente dentro il caso 1, perché A in questo caso vale 3, quindi per il caso A uguale a 2 o A uguale a 3, entra qua dentro e x prende 2, quindi l'output sarà nuovamente 2. Ecco qua. Come avete visto, anche il costrutto switch è abbastanza fattibile, però me lo sono tenuto per ultimo proprio per far partire dalle cose un po' più semplici fino ad arrivare a quelle a un po' più complesse. Bene, ora vi faccio vedere una cosa molto importante. L'input che non vi ho ancora detto, ma se io volessi scrivere da tastiera il numero, tipo avessi lo switch per dei casi e volessi, non sapessi, non conoscessi a priori il valore della variabile A, come faccio a inserirlo da tastiera? Allora, voi andate a prendere la vostra variabile A e gli scrivete input, dove all'interno gli potete scrivere anche inserisci A, due punti,
andiamo a eseguire subito il nostro programma. Inserisci A, vedi? Vedete, ci fa inserire a mano da tastiera, quindi se io andassi a scrivere 34, lui entrerebbe nello switch, non sarebbe nessuno di questi tre casi, quindi ritorna meno 1. Infatti ecco qua il nostro output. Date l'invio naturalmente dopo aver scritto il numero. Quindi basta che voi scriviate A uguale input e qua dentro gli mettiate il testo che deve stampare naturalmente prima di richiedervi il numero. O una stringa, insomma, sta a voi sceglierlo. Naturalmente io posso fare, adesso vi commento questo, lo switch, e vi stampo il vettore A, perché A può essere anche un vettore, perché se io facessi questa cosa, inserisci A, io voglio un vettore, quindi vado a scrivergli 2, 3, 4, lui va a darmi in output 2, 3 e 4, come io gli avevo detto. Se io volessi farmi anche una bella matrice, quindi 2, 3, 4, punte virgola, 7, 8, 9, e andassi a chiudere il mio vettore, ecco la mia matrice. A conterrebbe una matrice questa volta. Quindi siete voi che potete gestirvi l'input in MATLAB. La cosa bella di MATLAB è che non c'è da stare a dichiarare se A è un vettore, un intero, una stringa, un carattere, una matrice. Lo capisce MATLAB quando voi andate a inserirgli i comandi. Vi faccio vedere anche l'ultimo caso, che è quello più importante, che è quello della stringa. Se voi ad esempio volete che la variabile A adesso contenga una stringa, quindi se noi andassimo a inserire ciao ad esempio all'interno di A, dovete aprire l'apice, scrivere ciao, chiudere l'apice, dare l'invio. Ecco che la nostra variabile A adesso contiene una stringa. Bene, questi sono i possibili casi, direi, o almeno quelli più importanti che MATLAB ci mette a disposizione. Ok, un'ultima cosa prima di concludere anche questo video, vi faccio vedere il confronto tra matrici. Il confronto tra matrici, allora noi dobbiamo prendere intanto due matrici con uguale dimensione, quindi se io prendo una matrice fatta da 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi una seconda matrice fatta da 2, 4, 3, 3, 6 e 8, se io andassi a fare C uguale uguale, scusatemi, C uguale, sì, C uguale A uguale uguale a B, ci va a creare un array che va a confrontare un array logico, si chiama 3x2, in cui se la condizione è verificata, ovvero se l'elemento in posizione 1, 1 è uguale all'elemento in posizione 1, 1 della matrice B, poi se l'elemento 1, 2 è uguale, uguale all'elemento 1, 2 della seconda matrice, così via, ci crea un array all'interno del quale ci mette 1 se la condizione è verificata, 0 in caso contrario. Ed ecco qua proprio undefined variabile A, infatti si chiamano A maiuscolo e B minuscolo, vi ricordo che è case sensitive MATLAB. Allora, nel nostro primo caso infatti avremo proprio che A, questo e questo sono uguali, 3 e 4 non sono uguali, 4 e 3 non sono uguali, 5 e 3 non sono uguali, sono in questa posizione adesso, naturalmente si scorre così il vettore, 6 e 6 sono uguali, 7 e 8 non sono uguali. Ecco il confronto tra matrici. Naturalmente potevo mettere anche altre condizioni, esistono anche altre condizioni, ad esempio minore di B sarebbe ritornato valore logico, se 2 è minore di 2 no, 3 è minore di 4 sì, 4 è minore di 3 no, e così via. Stessa cosa per minore, maggiore, uguale, e così via. Potete mettere tutte le condizioni che volete. L'output sarà, come vi ribadisco, un vettore all'interno del quale ci saranno dei valori logici.
Bene ragazzi, anche per questo tutorial è finito. Mettete mi piace se vi è piaciuto il video, non mi piace se non vi è piaciuto il video, commentate se volete ulteriori informazioni, cercherò di rispondere a tutti, ma soprattutto iscrivetevi al canale, guardate tutti i tutorial di MATLAB e tutti i miei altri video. Grazie per essere stati con me e noi ci vediamo con un altro video di MATLAB molto presto. Don't say, man, don't say.